Non ci sono troppe parole da aggiungere a tutte quelle che abbiamo già sentite. E quella che io voglio comunicarvi cerca di entrare nel titolo di questa veglia di preghiera, che giustamente è stata alimentata da un impatto con la realtà. Abbiamo sentito testimonianze, giudizi, approfondito taluni aspetti per portarli in preghiera. Questo è il senso della veglia. Il titolo, molto bello, Un lavoro per la vita. E abbiamo sentito sia il Santo Padre che molte testimonianze, che il dialogo interessante avuto adesso con il professore, abbiamo sentito che nel lavoro c'è di mezzo tutto l'io, come negli affetti c'è di mezzo tutto l'io, come nel riposo c'è di mezzo tutto l'io. Allora, il travaglio della nostra epoca, entro il quale dobbiamo leggere anche la crisi cosiddetta economica, ma questo cambiamento d'epoca è un tempo di travaglio, noi lo vogliamo vivere così, con i dolori del parto che però già in un certo senso sono attraversati dalla gioia di una nuova nascita. E per questo, siccome c'è di mezzo tutto l'io, siamo qui insieme per essere solidali a tutti gli uomini e a tutte le donne nella importantissima dimensione del lavoro e per pregare per coloro che tutti i giorni faticano perché il lavoro non ce l'hanno o non lo trovano o non è confacente alle loro possibilità o possiede un reddito che non è sufficiente per mantenere per formare anzitutto e poi mantenere una famiglia. Quindi siamo qui a pregare per gli uomini e le donne del mondo del lavoro, perciò per tutti gli uomini e per tutte le donne è stata fatta, ripresa la bellissima distinzione tra l'idea del lavoro come una dimensione che incomincia non appena il bambino viene alla luce, perché incomincia a muoversi, a creare, a investire il suo tempo, e la dimensione più stretta dell'impiego, a cui il senso nobile del lavoro è stato un po' ridotto a causa, come è stato detto poco fa, dell'individualismo profondo che sta caratterizzando questa fase di passaggio. È molto più grave dell'individualismo moderno, che almeno è servito a far emergere l'importanza del soggetto, dei diritti, che però devono sempre essere legati a dei doveri e debbono sempre essere garantiti dalle leggi. Il nostro è una sorta di autismo spirituale, quello dell'uomo contemporaneo. Cioè proprio una capacità di relazione, di contatto, in fondo la scoperta del pizzaiolo è una scoperta molto semplice, molto umana. Cioè accogliere con un sorriso è la differenza quando si va a mangiare in una trattoria a Roma piuttosto che a Milano, insomma. Si vede subito la differenza di temperamento, di stile. Ecco, quindi da questo punto di vista io sono stato, leggendolo prima di venire qui e poi sentendolo questa sera, sono stato realmente scioccato dalla lettera di Michele. E perché è tragicamente lucida. O meglio, lucidamente tragica. E quindi può passarci sopra come niente, mi spiego. Possiamo farci prendere dal filo del ragionamento
e non arrivare a riconoscere quello che lui stesso dice della sua scelta. Mi rendo conto di fare del male e di darvi un enorme dolore. E come può un giovane arrivare a questo livello? Certamente perché al di là di tutto ciò che il papà e la mamma avranno sicuramente fatto per lui, i suoi amici, l'elemento solidale, l'elemento della comunione non è riuscito a scaldare fino in fondo il suo cuore. Invece, e voglio essere molto breve, mi ha molto impressionato la scelta bellissima dei due brani biblici, soprattutto la scelta del brano di Geremia. È come se avesse detto a tutto il popolo in esilio: basta lamentele. Se ce n'è uno che veste i gigli del campo e nutre gli uccelli del cielo, Kierkegaard diceva, impariamo dai gigli del campo e dagli uccelli del cielo. C'è un suo discorso, un testo bellissimo su questo passaggio evangelico. Cioè, noi uomini e noi cristiani in modo particolare, siamo strutturalmente bisognosi di una speranza affidabile e dobbiamo testimoniare anche in questa situazione di passaggio e di grande prova, dobbiamo testimoniare che abbiamo ragioni convincenti ed adeguate per sperare. E allora si capisce che Geremia chiama il popolo a svegliarsi. Invece di lamentarvi, costruite case qui, anche se siete sotto il tacco del nemico, costruite case, abitatele, piantate orti, mangiatene i frutti, prendete moglie, nesso tra il lavoro e gli affetti, e mettete al mondo figli e figlie, scegliete moglie per i figli e maritate le figlie, e costoro abbiano figli e figlie. Sembra scritto per noi oggi, se pensiamo al gelo demografico, non solo dell'Europa, ma soprattutto dell'Italia. Siamo i peggio conciati da questo punto di vista. Quindi, uomini e donne della speranza, uomini e donne che vivono il lavoro in senso largo, come capacità di edificazione libera e gratuita che consente di allargare, come diceva Benedetto XVI, la ragione economica, di fare spazio alla dimensione del gratuito non subendo un'idea di mercato concepito come regolato da leggi meccaniche di natura irreformabili, ma concependolo come un fatto di cultura, quindi seguendone l'evoluzione e creando realmente uno stile di scambio che non sia rigidamente riconducibile solo al parificare i due piatti della bilancia dello scambio, ma che sia realmente luogo di costruzione di personalità, di comunione cristiana, perché partecipiamo all'azione creativa di Dio e all'azione redentiva di Cristo attraverso il lavoro, e di costruzione di una società civile plurale, perché ormai è plurale, però realmente capace di amicizia civica, capace di accoglienza equilibrata. Penso alla tragedia che
ormai è diventata sistemica, dell'immigrazione e così via. Quindi guadagniamo attraverso la preghiera di questa sera, attraverso la benedizione che riceveremo, guadagniamo questa posizione del cuore, scoprendoci tutti lavoratori come il Padre che è l'eterno lavoratore, il Padre mio che è nei cieli è l'eterno lavoratore, tiene in piedi ciascuno di noi, immette ogni uomo nell'esistenza e mantiene nell'esistenza. Mi sta creando adesso mentre vi parlo, sta creando voi mentre ascoltate. È Lui la radice del soffio della vita e è Lui che può farci comprendere la decisività e il fascino del lavoro. E constatavo guardandovi, anche guardandovi da qui, noi viviamo la tragedia della disoccupazione giovanile. Nel nostro sud il 40% dei giovani sono disoccupati. Dove sono i giovani qui? Bravo. Prima. Non arrivano alle dita di due mani. Questa è una domanda che ci dobbiamo fare con molta serietà come cristiani. Perché se la questione riguarda soprattutto loro, come mai non si sono sentiti coinvolti da questo gesto? Abbiamo relazioni con loro? Abbiamo uno stile che mobiliti le loro energie e che non sia paternalistico o assistenziale? Non possiamo non dirci queste cose in faccia se non vogliamo trasformare un gesto così bello che anche questa sera abbiamo vissuto con intensità in una sorta di rituale che poi si spegne di fronte all'impegno, se non altro quello di dormire, che avremo subito dopo. Quindi, ecco, da questo punto di vista io voglio concludere ringraziando tutte le nostre realtà sparse nel nostro vasto territorio, le realtà che, riferendosi a diverso titolo alla Caritas, hanno operato e stanno operando in questi anni. Ecco, in modo particolare mi ha molto colpito taluni dati che la Caritas mi ha dato, nel quale si dice che in 12 mesi, non lo dico perché abbiamo vantarci, lo dico perché sia uno stimolo a fare di più. La diocesi di Milano, attraverso la Caritas e i centri collegati ai servizi, ha ascoltato più di 13.000 persone a proposito del loro bisogno. A questo livello, in grande parte, bisogno di lavoro. Meno della metà stranieri, poco più della metà italiani. E ha cercato, come ha potuto, di aiutare. L'altra cosa che voglio citare è la decisione della terza fase del Fondo Famiglia Lavoro, che è cominciata sperimentalmente a Monza e a Lecco, ma che diventerà entro l'estate, mi pare, generalizzata, e che tende, è tutta centrata sulla rimmissione o la immissione nel mercato di lavoro attraverso diverse forme preparatorie. Ed è molto interessante perché questa terza fase, come mi hanno spiegato, diventerà stabile, diventerà una dimensione stabile della nostra azione ecclesiale e civile. Non avrà più solo il carattere dell'emergenza. E questo è una forma di lavoro molto creativa, è un modo per rendere la carità convincente. E noi sappiamo che per convincere della verità è necessaria la carità. E la carità unita all'intelligenza genera genialità. Genialità. Quindi dobbiamo andar via questa sera ringraziando il Signore per
per il cammino che ci ha fatto fare, pregando per Michele, pregando per tutti i nostri fratelli e sorelle che sono nella prova, non solo a causa del lavoro, ma soprattutto rafforzando la nostra speranza, perché è una speranza in qualcuno che ci dà fiducia, e diventando non più lamentosi, ma per quanto è possibile creativi. Questo ovviamente non significa non esigere, non domandare e non costruire giustizia, uguaglianza, ridistribuzione delle risorse, ma è come quella dimensione che dà alla questione della giustizia, dei diritti, dà la giusta fisionomia e li rende realisticamente praticabili. Non siamo mai lasciati soli, come la vostra presenza in una serata piovosa ed uggiosa feriale questa sera qui documenta. Grazie.